Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, questo sarà un breve video ed è un video diverso dal solito perché devo rispondere alla dama nera, dato che ieri sera, ascoltando una sua live, mi ha citato e ha dichiarato che ho detto delle cose inesatte. Allora, io nell'ultimo video ho parlato del suo ritorno e del video reaction che ha fatto su Davide, quello, il video haul. Chiedendomi appunto come mai questa sua scelta di portare questo video, visto che in una delle sue ultime live ha dichiarato di non voler più parlare dei coniugi Dalimberti in nessun modo e né fare neanche più questi famosi video reaction. La dama ha contestato questa cosa. Dicendo che lei non voleva più avere a che fare con quella parte schifosa di YouTube, non rispondendo quindi a nessuna provocazione, ma ha sempre detto che avrebbe continuato a fare video reaction sulla coppia e mi ha quindi accusata tra virgolette, di aver però rigirato la cosa, che lei quindi non ha mai fatto questa affermazione. Io cosa ho fatto? Sono andata ieri a riascoltare quella tua live, dama, pensando appunto di aver detto una fregnaccia. Ero anche pronta a chiederti scusa se necessario, ma devo dirti che a quanto pare io non mi ero confusa, anzi, avevo capito benissimo. Allora, io cito le tue parole, le riporto proprio come le hai dette tu. Dunque, volevo informare che all'interno di questo canale da adesso in poi non verranno più nominati i coniugi d'Alessandro e tutti gli altri che ieri hanno fatto lo schifo più assoluto. So che piacevano i miei video reaction, quelli non li vedrete più. Non ho più intenzione di dare visibilità e guadagno a questi personaggi. Da adesso in poi, chi vorrà seguirmi senza video reaction su Papà Pig o su Mamma Pig lo potrà fare. Chi non vuole più seguirmi e mi seguiva solo per questo, mi dispiace, ma non ho più intenzione di avere a che fare con determinate persone. Ci saranno video reaction non incentrati sui coniugi, ricominceranno alcuni format che avevo lasciato da parte sul paranormale, ricominceranno le video ricette, le live dove si scherzava. Chi mi accetta per questi cambiamenti è il benvenuto. Ho avuto questi giorni per riflettere bene, le mie reaction saranno su altre persone, anche su video divertenti di animali, sul paranormale, su tutto al di fuori dei coniugi. Da adesso in poi sul mio canale non verranno più nominati né Chiara D'Alessandro, né Davide, né Senz'Anima. Dopo lo schifo che è stato fatto, la merda fuori dal mio canale. Ecco, dama, quindi io ho citato proprio le tue parole, proprio quelle che tu hai detto nell'ultima tua live. Quindi io non mi ero sbagliata, ricordavo perfettamente quello che avevi detto. Non puoi accusarmi di aver rigirato le cose. Poi io ripeto, tu nel tuo canale puoi fare quello che vuoi, ci mancherebbe, non è che devo essere io a dirti quello che devi o non devi dire. Io ho solo riportato una cosa che tu avevi detto. Poi ha anche contestato un'altra cosa. Sempre che ho detto io nel mio ultimo video, cioè il giuramento fatto ad Eva che gliel'avresti fatta pagare, una cosa del genere, ho detto io sì, che tu gliel'avresti fatta pagare. Allora io ho risentito il pezzo della tua live e tu dici testuali parole: Eva, ti giuro sulla cosa più cara che ho che ti lascio in mutande. Ecco, io non ho riportato la frase intera che tu hai detto, ma il senso era quello, quindi anche qui non mi puoi accusare di riportare una cosa per un'altra e quindi di rigirare le cose come voglio, insomma. Detto questo, io torno a ripeterti, tu nel tuo canale parli di chi vuoi e fai ciò che vuoi.
Per di più, io ho detto anche diverse volte che ti ho seguita, che mi fai simpatia, mi fanno anche ridere le tue reaction. Io ti ho difesa svariate volte, tu penso, cioè, avrai visto i miei video, quindi lo sai. Però seguirti non significa essere d'accordo con tutto ciò che fai o tutto quello che dici. Ad esempio, su tutta la questione Sirio, io mi sono fatta un'idea, come penso anche altre persone. E molte cose che hai detto mi dispiace, ma non coincidono, non tornano proprio, è la verità. Io non posso fare l'ipocrita e nascondermi dietro un dito, però tu fai quello che vuoi. Detto questo, io volevo solo puntualizzare queste cose. Non mi va di passare per quella, che riferisce cose inesatte o che capisce una cosa per un'altra, ecco, ci tenevo solamente a fare queste precisazioni. Io poi ho solo detto che da te mi aspettavo una live o un video dove tu chiarivi un po' la questione, almeno rispondevi a tutte le accuse che ti sono state mosse, più che altro sulla famosa raccolta fondi che è stata fatta sul tuo gruppo WhatsApp o su come mai non hai voluto dire dove questa donna sia stata sepolta per permettere alle persone, che volevano andare a darle quest'ultimo saluto di essere lì. Ecco, almeno giustificarti sulle cose principali, soprattutto per alcuni tuoi utenti che ti hanno chiesto di fare chiarezza perché hanno sempre creduto in te. Molti infatti sono rimasti spiazzati dall'accaduto. Non so se l'hai capita questa cosa. Hanno scritto anche sotto i miei video dicendo di non capirci più una mazza arrivati a questo punto e quindi aspettavano qualche parola tua. Invece tu hai fatto questo video reaction e io sinceramente ci sono rimasta un po' di stucco perché non me l'aspettavo. Ecco, pensavo che prima di ricomparire e quindi di rifare video normali, ecco, spiegassi un po' la situazione. Tutto qua. Io chiudo qui la questione. Spero di essere stata chiara, insomma, non mi piace di passare assolutamente per quella che riporta male le cose oppure che non le capisce e quindi le ridice in un altro modo. Io veramente su queste cose sono molto puntigliosa, però ti ripeto, io non voglio assolutamente fare polemiche, ma non mi interessa proprio. Era solo per specificare, tu fai tutti i video reaction che vuoi, di certo non devi dare conto a me su quello che fare o che non fare. Ragazzi, noi ci vedremo al prossimo video, quindi molto presto. Baci!